Alfredo Vallese è un artista che non ha bisogno di presentazioni vere e proprie, perché è un artista molto conosciuto e apprezzato sul nostro territorio e anche all'estero. Maestro di pittura naif, continua la sua ricerca espressiva non solo attraverso le immagini più classiche del naif, ma anche portando delle novità, ad esempio rappresentando personaggi storici, il folklore, ma ad esempio anche interni di luoghi antichi come vecchie osterie. Sicuramente uno dei punti di forza dell'artista riguarda la traduzione della luce e dei rapporti chiaroscurali, come possiamo notare in questo dipinto, la profondità che degrada lentamente verso l'orizzonte restituisce tutto il senso spaziale. Un'altra caratteristica dell'artista riguarda sicuramente la scelta dei colori. Alfredo Vallese imposta l'immagine sempre su accordi cromatici davvero inusuali, che rendono veramente un grande entusiasmo in ogni sua creazione. Da non dimenticare la notevole padronanza della tecnica, che si rivela poi soprattutto nella resa dei dettagli. Una mostra con, diciamo, una varietà di quadri, dove abbiamo i classici paesaggi, abbiamo degli interni di osterie come questo qui, abbiamo dei paesaggi del Monferrato, estivi, invernali, abbiamo addirittura anche Novara stile sempre sul naif, però primo Novecento, Piazza delle Erbe, Duomo. Sono contento perché molta gente mi ha anche telefonato, essendoci un numero di telefono, mi ha telefonato dicendo che è una bellissima mostra, insomma è una cosa diversa dalla classica mostra in galleria.